Nokia S-Back è proprio il caso di dirlo. Qui sono nell'area demo e sto provando per la prima volta il Nokia 3 l'entry level, stato presentato proprio adesso, disponibile lo sarà anche in Europa, quindi non è soltanto un device disponibile per il mercato cinese come è stato per il Nokia 6, che è il flagship che adesso arriverà invece anche da noi. Nokia 3 con finiture da mid range, possiamo dire così, backcover in policarbonato ma un profilo metallico, una scocca metallica ben realizzata, come vedete i bordi sono stondati, bilanciere del volume qui in alto, pulsante accensione e spegnimento, e nella parte invece alta c'è il microfono per la soppressione dei frusci e il jack da 3,5. Ci sono poi le antenne, sono due qui nella parte alta e poi dovrebbero essercene altre due, sì, vedete qui è un po' più in alto, c'è poca luce, provo a farvelo vedere un po' meglio. Nella parte sinistra c'è invece lo slot per l'espansione di memoria e quello per le SIM, non so in effetti se siano dual SIM, magari più tardi vi aggiorno, diciamo, sull'articolo che trovate qui in allegato. Display da 5 pollici HD polarizzato, questo è uno dei punti cruciali di questo terminale, perché nonostante sia un entry level ha un display che dovrebbe rendere particolarmente bene sotto luce diretta del sole, lo proveremo quindi poi all'esterna. Android 7.0 Nougat sin dal primo istante, perché Nokia ha ovviamente stretto una partnership con Google, invece il presidente proprio di Android era qui presente in sala, ci ha spiegato un po' quelle che sono le linee guida, quindi arriveranno sicuramente gli aggiornamenti nella giusta tempistica. Come vedete Android 7.0 è una versione praticamente stock, pulita, Nokia l'ha proprio definita in questo modo, quindi vuole dare ai nuovi utenti un'esperienza Android completa. 2 GB di RAM in questo caso, processore MediaTek quad core, vediamo anche qual è lo storage perché non ce l'avevano ancora detto, sono 16 GB di storage, non so effettivamente se ci sarà una versione, una variante con 32 GB, poi vedremo più nel dettaglio, però questa base costerà 139 euro, quindi un prezzo molto contenuto per un dispositivo molto particolare, ben realizzato, con una fotocamera anteriore da 8 megapixel con un angolo di visuale anche abbastanza ampio, non ci hanno detto esattamente quale. Questa è la fotocamera posteriore, sempre da 8 megapixel, questa è l'interfaccia, la sto vedendo con voi per la prima volta, questa è la fotocamera anteriore, proviamo a scattare una foto, vediamo anche il livello di dettaglio, abbastanza buono, sembra davvero davvero buona, c'è anche forse l'HDR, sì, c'è anche l'HDR, c'è l'HDR nella parte della fotocamera anteriore, buona notizia. La fotocamera posteriore, dicevo, è anche in questo caso una 8 megapixel e si trova qui nella parte alta della back cover, e poco più basso c'è il flash LED. Quindi processore MediaTek quad core da 1.3 GHz, mi pare sia questo, non so la sigla, poi andremo a controllare, non ci sono praticamente applicazioni, non c'è anche le connessioni, non ci sono applicazioni installate se non quelle Google, quindi un'esperienza Google, come dicevo, praticamente nativa. Mi piace per il rumore, ma qui ci sono tanti demo che magari si stanno provando a portare via, non sto scherzando. Questa è la classica interfaccia Android stock, quindi per le chiamate, e la tendina delle notifiche con l'animazione di Nougat. Come vedete l'illuminazione è abbastanza buona, non c'è, invece sì, c'è abbastanza differenza quando mettiamo al minimo, al massimo, non un display che non dà davvero il senso di economico, cioè ha degli ottimi angoli di visuale, in questo caso non è molto facile farvelo vedere, è brillante, luminoso e soprattutto ha pochissimi riflessi, ecco, questa è la parola giusta che non mi veniva. Per adesso con Nokia 3 è tutto, adesso faccio un salto, andate a vedere assolutamente anche il video sul Nokia 5 e il nuovo nuovissimo 3310.